Vediamo subito i risultati con l'aiuto della grafica. Disputata ieri, Bari-Frosinone 4-0, Bologna-Pescara 0-0, Brescia-Entella 3-0, Carpi-Crotone 2-1, Catania-Perugia 2-0, Cittadella-Trapani 1-0, fuori casa Varese-Lanciano 2-1, Latina-Livorno 3-2, Provercelli-Modena 1-1, fuori casa Vicenza-Ternana 2-0, mentre lunedì alle 20:30 si gioca Spezia-Avellino. La classifica della Serie B vede al comando il Carpi, come detto, con 49 punti e Bologna 41. Queste due squadre attualmente sarebbero in Serie A, Livorno 37, Spezia e Frosinone 35, Lanciano e Vicenza 34, Avellino 33. Queste squadre invece in questo momento andrebbero ai play-off. Poi Pescara e Provercelli 32, Ternana 31, Modena, Perugia e Bari con il Trapani 30, Brescia 29, Catania 27, Cittadella e Varese 26, Entella 25, Latina e Crotone 24 punti. Stessa classifica per Ternana e Vicenza con la zona playoff davvero un passo, solito 3-5-2 per Tesser che ritrova Viola e Gavazzi a centrocampo ma deve fare a meno di Bomber Avenatti, squalificato, due d'attacco Božinov-Ciravolo. È un 4-3-3 invece quello di Marino, privo di diversi elementi ma con il recupero in extremis di Lavarone in campo dal primo minuto nel tridente con Cocco e Giacomelli. Arbitra Sacchi di Macerata, partono forte i padroni di casa, Gavazzi appoggia per Viola, tentativo a giro e brivido per Vigorito, insiste la squadra di Tesser con Cricco che ci prova dalla distanza senza difficoltà, la presa in questo caso del numero 1 vicentino, ma il primo tentativo a sorpresa colpisce il Vicenza, Moretti mette dentro velo più o meno volontario di Cinelli e girata vincente di Cocco, bravo nell'anticipare il diretto avversario, settimo sigillo stagionale per il centravanti vicentino. Minuto 25, super occasione per gli ospiti, triangolazione che porta Giacomelli a tu per tu con Brignoli, conclusione sul fondo dell'ex di turno che qualche istante dopo viene ammonito per simulazione in aria, questo il contatto con il giocatore che cade a terra. In confusione la Ternana e il Vicenza sfiora il raddoppio, indecisione della difesa, Manfredini da buona posizione trova solo un calcio d'angolo, si fa vedere allora la Ternana, in particolare Božinov con questa acrobazia da applausi che meriterebbe miglior sorte. Se ne va il primo tempo con il Vicenza avanti 1-0 ed ora con il montaggio di Gabriele Liberati passiamo alla ripresa che si apre con un tentativo dal limite di Gavazzi, nulla di particolarmente pericoloso. E allora Tesser prova a cambiare qualcosa nella Ternana, dentro Eramo ma soprattutto dentro il nuovo arrivato, il croato Duganzic, attaccante al posto di Božinov. Al quarto d'ora da calcio piazzato una buona chance per i rossoverdi, vitale però non riesce a sorprendere Vigorito, controlla senza difficoltà il Vicenza e alla mezz'ora piazza la zampata vincente. Fazio va a vuoto, ne approfitta Giacomelli, assist alla perfezione per Cocco che da due passi firma la doppietta, avanti 2-0 il Vicenza. Notte fonda invece per la Ternana, prima della fine un ultimo tentativo con Eramo, bello lo slalom poco incisiva la conclusione, arriva il triplice fischio di Sacchi, un deciso passo indietro quello della Ternana dopo due vittorie consecutive, ha pesato oltremodo l'assenza di Avenatti, molto bene invece il Vicenza, quarta miglior difesa del torneo e oggi anche un attacco infallibile. Migliore in campo Cocco, autore di una doppietta, ricordo il risultato a Liberati, Ternana 0 Vicenza 2, è tutto, linea Andrea Fusco.